siamo in compagnia del presidente Alberto Vuozzi. Buonasera presidente, 1905-2023, 118 anni, una corsa lunghissima, tantissimi premi, tantissimi, veramente tantissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Quanto pesa tutto questo? Oggi il nostro circolo è in grande rilancio soprattutto per lo sport e quindi siamo ben felici di avere 118 anni di storia. Saranno i nostri... benissimo tra l'altro. Hanno scelto un presidente giovane come me proprio per rilanciare anche, diciamo, le attività più marittime e quindi speriamo di fare cose buone. Perfetto, e questo è il primo passaggio. Presidente, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro da questo circolo che tra l'altro è un'istituzione qui a Napoli? Sport, 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 tantissimo sport, servizi per il sociale. A Santa Lucia abbiamo tanti piccoli progetti che coinvolgono la popolazione, la cittadinanza, il quartiere. Venite al circolo. Allora, dopo il presidente non poteva che esserci il vicepresidente Cesare Biagini. Lei è un'istituzione, Biagini, in questo circolo, sono tantissimi anni che lo segue, lo ha anche condotto da presidente. Cosa è cambiato in questo ultimo periodo? Ma adesso ci siamo veramente attrezzati per il futuro, per fare in modo che questo circolo riviva attraverso la gioventù, attraverso le attività sportive che noi ci aspettiamo di implementare continuamente e speriamo sempre in nuovi soci che possono venire e godere di questo panorama. Stiamo facendo una carrellata di tutte le cariche istituzionali all'interno di questo meraviglioso, di questa bellissima gioiello location, ma gioiello di Napoli. Consigliera e consigliere, allora, 118 anni. 118 anni ben portati, anzi direi che migliora con il tempo, come il vino. Perfetto. 118 anni ben portati e noi siamo per lo sport. Cerchiamo di far rivitalizzare la squadra di pallanuoto che sta andando benissimo. Girando un pochino per tutte le sale di questo splendido circolo, chi incontriamo? Massimo Carrino, attore. Massimo Carrino non ha bisogno di presentazioni, è straordinario. Massimo, anche tu consigliere, anche tu socio. Non me ne vogliono i soci. No, pamore di, no. Altri pensieri in testa, no, socio. Siamo qui in questo meraviglioso circolo, il Circolo Arenantes, ennesimo anniversario, 118 anni, portati molto bene. Un circolo... ce l'hanno detto tutti. Sì, portati molto bene, un circolo storico. Grande sport, e grandissima tradizione e poi un parterre di soci eccezionali, siamo molto contenti. Un presidente giovanissimo. Presidente giovanissimo Alberto Vuozzi e stasera grandissime sorprese, ci sono tanti ospiti e quindi è dopo festeggiare l'anniversario del circolo con un parterre d'eccezione. Stasera dici cosa succede, qualcosa dai. Cosa succede? Allora vi dico il menù, la pasta e panà non mancherà, no sto scherzando, no voglio dire, ci sarà sicuramente... ci sarò io che presenterò la manifestazione insieme a Ettore Massa e in più un elemento importantissimo in acqua, diciamo. In acqua sì, ci sarà alle 6:15, quindi non ve lo dico alle 6:15 che nel senso che ve lo dico a fare 6:15, ci sarà un evento in acqua, quindi un evento dedicato allo sport, dopodiché il concerto di Massimo Masiello, grandissimo ospite della serata. Però attenzione, dopo la cena, perché chiaramente uno c'ha ma buffa, sennò si buffa che fai, no, dopo la cena ci sarà un'altra esibizione, artisti di strada, tip tap, sax, insomma, chi più ne ha, chi più ne metta. Io ho sentito parlare un certo Ettore Massa, che conosco a memoria, voglio ci dire. Benissimo ragazzi, sono tantissime le cose che faremo questa sera. Stasera soprattutto è festa, è una festa speciale perché il Rally Nantes compie 118 anni. Grazie Massimo. No, grazie a voi, grazie a Sergio, Sergione. Siamo in compagnia del presidente dei Probiviri, Ugo Frasca. Ugo. Socio dei Cano, no? Socio dei Cano, ma che succede stasera qua? 118 anni, non mi dire portati bene, ma l'hanno detto tutti. No, portati bene. Allora facciamo un passo indietro velocemente. Questo è un posto, l'acqua di mare, più che acqua di mare, acqua santa, acqua benedetta. Perché, questa è bella. No, no, è perché la media dell'età dei soci del circolo è 100 anni. Io ho ancora.
No, voglio, vicini, dire, no voglio dire che veramente sembra acqua di Lourdes, perché ci mantiene tutti quanti in buone condizioni. Quindi io che ne ho 70 sono un ragazzino. No, sì, però potrei venire qua per prolungare. Io sono socio. No, devo venire. Te lo giuro, sono socio. A fare il bagnetto. Vengo. Va benissimo. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, sì, con questa meravigliosa chicca, con questo meraviglioso ospite che tra l'altro è anche un personaggio che poi dopo ve ne parlo. Stasera una festa importante, la tua presenza attesta anche questa importanza, sei un sigillo sostanzialmente. È una giornata molto bella perché la Rainantes Napoli è un circolo molto importante, ha fatto la storia dello sport a Napoli, il Sette Bello della pallanuoto prende il nome da questo circolo. Io non ti nascondo che da bambino... Un po' emozionato anche tu, lo sei. No, dai. Sono emozionato, ma da bambino ero tifoso del Rainantes Napoli. No, lo dico perché io nei derby canottieri di Rainantes Napoli, io tifavo Rainantes Napoli, però sono molto amico di tutti i grandi campioni della canottieri Napoli. Grande sportivo quale sei, chiaramente. Grande canottieri Napoli, che ha vinto Scudetti e Coppa dei Campioni, il mio allenatore più importante è stato Paolo De Crescenzo, perché ha vinto tanto con la Canottieri e ha vinto tanto anche con noi, abbiamo vinto insieme. Quindi stasera è una serata molto bella, una serata dove vengo volentieri perché è come se ritornassi indietro nel tempo, dove c'era la grande pallanuoto, ricordi meravigliosi. E diciamo che la pallanuoto a quei tempi della grande Rainantes e la Canottieri non andava solo nella pagina dello sport sui giornali, ma andava soprattutto nella pagina quella rosa, quella di serate belle. Anticipate. Serate belle. Io ero ragazzo, ero piccolo, mi ricordo però di questa cosa. Era un periodo meraviglioso anche di questa città, perché sì, viveva un momento anche di particolare splendore nello sport, diciamolo questo. Era un momento molto bello di questa città, un momento molto bello di circoli, dove i circoli hanno fatto molto per quelle che sono le realtà non solo sportive, i giovani hanno fatto anche delle iniziative sociali molto importanti. Ovviamente come tutte le cose della vita ci sono momenti e momenti, adesso sono momenti di difficoltà, però la difficoltà è per tutti e quindi bisogna unirsi, bisogna mettere... Ma lo sport si tiene a galla, no, fanno una metà. Soprattutto quelli poi delle piscine, dell'acqua e del mare, si deve tenere forza a galla. Però ovviamente adesso è un momento importante, bisogna capire cosa fare, vale per il mondo dello sport in generale, vale il mondo dell'acqua, vale per il mondo della pallanuoto e quindi... Un'ultima domanda e poi ti libero perché so che sei impegnato anche col presidente. Un appello ai giovani per farli avvicinare a questo sport. Allora, io sono del parere, per esperienza mia personale, che i giovani devono fare sport, qualsiasi tipo di sport possono fare, devono fare, vogliono fare, perché lo sport è educazione, rispetto e lealtà e condivisione e aggregazione. E quindi poi se fa una pallanuoto ancora meglio, poi noi dobbiamo continuare nella tradizione della pallanuoto napoletana, quindi abbiamo bisogno dei giovani che fanno sport, noi mettiamo a disposizione quella che è la nostra esperienza, la nostra competenza, la nostra storia, cercando di ritornare un giorno a festeggiare, esultare e quindi sarebbe meraviglioso. Grazie, sei sempre gentilissimo, sei molto caro, grazie, buona festa. Vogliamo sentire un po' queste ragazze, stasera che faremo? L'esibizione di nuoto sincronizzato. Un'esibizione? Un'esibizione a mare. Quanto è bella, sei bella sta voce fino a... Grazie. Allora, un'esibizione a mare, cosa che non è molto frequente dalle nostre parti, sì, però la seconda volta, sì, però la seconda volta e almeno ora siamo un po' più tranquille, che non è proprio la prima volta. Siete preparate? Sì, dai, abbastanza. Sì, sì, sì. So che ci regalerete qualche chicca, puoi farci qualche anticipazione? Diciamo questa la serata ovviamente è tutta improntata sulla performance di Massimo Masiello, che insomma è eccezionale, un artista eccezionale. Noi faremo un piccolo interventino giocando sulle canzoni, sulle note. Sì, sulle note, quindi faremo un interventino musicale giocando proprio su quello che è la musica, la tradizione napoletana, le canzoni straniere, insomma questo, ma è giusto diciamo un interventino. Un passa una, sì, diciamo un cameo, un intervento, diciamo un intervento codice bianco, va. Allora siamo in codice bianco con Ettore e con Massimo Carrino, che sono a parte amici miei, ma gli voglio veramente bene perché sono bravissimi. Grazie, grazie, ricambiamo l'affetto.
Luigi Casoli, buonasera. Luigi Casoli, proprietario delle famosissime tenute Casoli, produttore di vini, vini DOC, vini eccellenti, quindi anche un'eccellenza territoriale. Stasera però è ospite di questa festa meravigliosa che è il 118esimo anniversario del Rally Nantes, un circolo importantissimo, Luigi. Sicuramente ci tenevamo ad essere presenti come sponsor e stasera degusteremo il Greco di Tufo 2020 che ha avuto il riconoscimento dalla Guida Vernelli, ottimo, 90 su 100, e altri vini Aglianico e Taurassi. Perfetto, quindi come avevamo anticipato stiamo parlando di una vera e propria eccellenza territoriale, noi che siamo anche molto legati al territorio, oltre a questi vini però so che hai anche altri prodotti. Certo, abbiamo altri prodotti che sono le nocciole biologiche che facciamo, la nocciola tipica di Avellino, e poi soprattutto abbiamo destinato la sede della nostra azienda in un palazzo del Settecento dove facciamo eventi, degustazioni, feste. È un palazzo nobile che io ho restaurato in 6 anni perché era completamente abbandonato dagli eredi della famiglia Iorio, e alla fine è un palazzo settecentesco con una meraviglia dell'architettura irpina, tra le altre cose, che conserva comunque lo stile e il taglio naturale, reale. Ed è stato restaurato in maniera molto rigorosa e proprio in questi giorni ho avuto come riconoscimento il marchio di qualità italiana e soprattutto siamo soci delle dimore storiche italiane. Allora io voglio dire due cose. Luigi, un uomo tra virgolette umile, ma veramente un uomo importante, perché sta facendo passi da gigante in pochissimo tempo, tra le altre cose, Luigi. Sicuramente ci vuole solo la passione, l'impegno nel realizzare le cose. È una parola che mi piace molto, la passione per il vino. La passione per il vino, ma per qualunque cosa. Per riuscire ci vuole sempre passione. Anche per restaurare un palazzo del genere. Assolutamente sì. Che era completamente copertura sfondata, solai inesistenti, quindi proprio rimodernato dall'A alla Z. Però fatemi dire una cosa importante, Luigi: avere fra le mani un calice di vino rosso, che emozione ti dà? È un'emozione semplicemente pensare a tutta la fatica che c'è dietro, a tutto l'impegno sia dei contadini che mi seguono in questa avventura. Abbiamo 15 ettari di vigneto. La maggior parte sono agricoli, sono tanti, quindi è anche molto personale. Abbiamo personale che segue i campi e poi durante la vendemmia abbiamo gli enologi che chiaramente... Cioè, fatemelo dire, allora quest'uomo ristruttura palazzi, dà lavoro a decine di persone, fa degli ottimi prodotti enogastronomici, lo possiamo dire perché abbiamo parlato di vino ma anche di nocciole, mica fai anche il liquore? No, il liquore... a dire verità, poiché abbiamo un menù... E la mela a capo di ciuccio, che è una mela particolare, grossa così, e anche la mela bianca di Grottolella. Quindi con le mele farò il sidro e quindi uno spumante. Allora io vi faccio un'anticipazione che non volevo dire, ma la faccio a questo punto. Luigi sarà ospite nella nostra trasmissione L'Incontro, che andrà in onda venerdì. Ogni venerdì concorderò con lui quale dei venerdì lui è disponibile e lo portiamo in trasmissione da noi. Ed eccoci qua, abbiamo fatto un giro di interviste lunghissimo, ma non potevamo non sentire Vincenzo Minieri, amministratore delegato di Cargomar, o sbaglio? Sì, sono l'amministratore delegato della Cargomar e diciamoci onoriamo di essere da quasi 10 anni gli sponsor ufficiali, i main sponsor della Rally Nantes, sia come circolo che per quanto riguarda la sezione sportiva della pallanuoto. Ottimo, allora Cargomar è un vettore importantissimo, pochi non lo conoscono, però ci vuole dire cosa fate esattamente? La Cargomar si occupa di trasporti internazionali
lì sia in inbound che in outbound, quindi significa sia in importazione che in esportazione, utilizzando tutte e quattro le vie del trasporto, quindi parliamo del via terra, logistica, aereo e mare, chiaramente, per i quali... Però stasera siamo qua per un'altra cosa, lo sponsor è importantissimo, stasera siamo qua per festeggiare un evento importantissimo, 118 anni del circolo. Assolutamente, 118 anni del circolo, al quale auguro chiaramente una vita lunghissima che vada oltre 118 anni, anche perché il circolo, oltre ad essere, diciamo, un luogo di aggregazione, deve essere un luogo di formazione, soprattutto per i giovani, sui quali noi ci teniamo in maniera particolare. E non a caso noi come Cargomar, al di là di quelli che possono essere gli sport più seguiti e quant'altro, tendiamo sempre a sponsorizzare gli sport minori, perché sugli sport minori dove si vede il vero sport e dove formiamo i giovani e dove contribuiamo, diciamo, fuori dai circuiti, quelli un po' fuori dai circuiti, e dove contribuiamo, diciamo, anche con le istituzioni a togliere un po' sti ragazzi dalla strada e portarli all'interno di un ambiente sano e dove si possa sicuramente assimilare quelle che sono diciamo molto probabilmente dei valori che oramai sono un po' rari. Allora, su queste straordinarie, belle parole, veramente belle parole, noi ringraziamo il nostro amico Minieri con l'impegno di vederla in trasmissione da noi. Io la voglio in trasmissione da me, perché ha detto delle cose molto importanti. Grazie, grazie mille, ci sarò senz'altro, grazie. Allora, siamo in compagnia di Aldo Campagnola, presidente del Circolo Nautico Posillipo. Stasera, presidente, un evento importantissimo per questo circolo qua, che non è il suo, però siete molto vicini, perché c'è un'associazione di tutti i circoli, e quindi 118 anni. Io sono particolarmente felice, come ho detto prima anche agli amici del Rari Nantes, salutando, di essere qui, perché c'è un legame storico, antico, un legame fortissimo, soprattutto nell'ambito della pallanuoto, anche con continui scambi di giocatori. Questo è un tempio della pallanuoto, noi ci sentiamo molto vicini a questo gloriosissimo circolo. 118 anni sono un numero importantissimo, sì, dal 1905, quindi è veramente un piacere e un onore essere qui a portare gli auguri di tutta la famiglia Rossoverde al presidente Vuosi e a tutti gli amici del Rari Nantes. Siamo in compagnia della dottoressa Incarnato. Buonasera, dottoressa. Dottoressa, in questo momento poco dottoressa, ma molto ospite, perché stasera siamo al Circolo Rari Nantes, siamo in un momento ludico molto importante, 118 anni di feste, perché si tratta una festa all'anno, 118 anni di feste, però con lei festeggiamo meglio perché sentiamo meglio, mi pare di aver capito. Giustissimo, buonasera a tutti. Giustissimo, sentire è essenziale, è importante, la musica, i suoni, le belle parole delle persone che ti circondano, e poi qua al circolo ovviamente da 118 anni si sentono solo cose belle. Allora, però spieghiamo una cosa. Qualcuno di voi vuole ancora capire cosa fa la signora, di cosa tratta, di cosa si interessa? Allora, un'azienda di apparecchi acustici che sono da tantissimi anni sul mercato italiano, è un'azienda a livello nazionale che costruisce apparecchi acustici su misura. Sono apparecchi costruiti proprio sulla ipoacusia della persona, quindi sono molto sofisticati. Come diciamo, noi li conosciamo dall'interno e quindi riusciamo a dare la giusta soluzione a tutti coloro che necessitano di una soluzione uditiva. Ipoacusia, esatto. Ipoacusia, sappiamo tutti che cosa, ma lo vogliamo dire a me che sono ignorante? Ipoacusia sono coloro che determinate frequenze non le riescono più ad ascoltare, a volte anche la voce di un bambino, o magari le parole dette attraverso la TV o il televisore, o esatto, sì, anche dei suoni, la musica magari, quindi difficilmente per esempio si riesce ad andare al teatro o comunque giocare. Una mutilazione per certi aspetti, sì, è una mutilazione acustica. Sì, è un dispiacere, perché si tende ad isolarsi, ci priviamo di gioie particolari. Esatto, infatti molte persone nel momento in cui indossano poi il nostro apparecchio acustico ritornano magari anche a sorridere, a giocare, per dire, al burraco, andare al cinema, andare al teatro, ad uscire con gli amici già solo per una passeggiata, proprio perché quando non senti non riesci neanche a stare in un discorso di uno o due persone. Sì, questo è un mondo molto isolato. Sì, e noi lo sappiamo, siamo umani, gli umani non possono vivere isolati. Un attimo a favore di telecamera.
Grazie dottoressa, è stata gentile, è stata molto carina, le auguro una buona serata. Massimo, questa sera è una serata veramente speciale, io ho preferito intervistarvi prima che andasse in onda lo spettacolo vero e proprio. Questa sera ci accompagneranno. E certo, Lino Pariota che ha curato anche gli arrangiamenti di questo spettacolo. Ciao, Lino. E tra l'altro ci sta Enrico Scarpa, Roberto Russo, Sax, Davide Freschi. Ciao Varella, ragazzi, stasera li sbaglio tutti. Allora, questa sera c'è veramente da divertirsi, ma anche da sentire buona musica. Assolutamente, perché noi facciamo un viaggio attraverso i quattro decenni che comunque hanno segnato. Anticipaci qualcosa. Sì, ti spiego. Praticamente noi attraverso questi quattro decenni della musica italiana, che partono dagli anni 60 fino agli anni 90, ripercorriamo tutto quello che ha reso importante la musica italiana all'estero. Con un arrangiamento particolare. Con degli arrangiamenti che appunto ha curato Lino Pariota. E tra l'altro c'è da dire anche un'altra cosa, è in prossima uscita un disco proprio che proprio raccoglie un po' tutti quelli che sono i brani emblematici di questo spettacolo.